What a tutti ciurma e benvenuti nel giocherino in questo nuovissimo episodio su The Evil Within 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 25 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno, oggi è lunedì, si ricomincia la settimana. Stanno facendo i lavori dietro il palazzo, sotto il palazzo, non lo so, si sentono rumori dappertutto. Per cui vi chiedo scusa se doveste sentire qualche rumore ragazzi, ma non posso non registrare perché ci stanno i muratori fuori casa. Per cui vi chiedo scusa in anticipo per questo. Che dire, non vedo l'ora ragazzi di riprendere perché la volta scorsa eravamo riusciti alla fine ad entrare nella fortezza di padre Theodore e quindi non ci resta che procedere. Eravamo rientrati nella stanza di Sebastian e niente, torneremo indietro ragazzi. Oh merda, ho visto un'ombra. Ah ok, era l'ombra della roba. Mi ha fatto prendere un infarto perché pensavo che già fossimo... Oh merda, forse mi conviene andarmi a creare qualche proiettile ragazzi. Non ci avevo fatto caso. Cioè eravamo appena rientrati e già torniamo indietro. Che meraviglia, come iniziare bene un episodio. Allora, creiamo tutto quello che ci possiamo creare ragazzi. Merda, ci rimane pochissima polvere da sparo. Facciamo così e poi speriamo di riuscire a trovare un altro po' di polvere da sparo ragazzi. Ho 1010 parti di armi, vediamo se posso potenziare ancora qualcosa. Questo direi di comprarlo, critico 1 ragazzi per la potenza di fuoco della pistola, visto che comunque la stiamo usando abbastanza. Direi ragazzi di utilizzare una parte di armi superiori per poter potenziare anche la potenza di fuoco del fucile d'assalto, perché probabilmente ci servirà, per cui compreremo anche questo. Comprerò anche la cadenza di tiro per la pistola ragazzi, già che ci siamo. Vabbè, per adesso direi di restare così, non ho la minima idea di quanto mocciolo io abbia. Potremmo potenziare qualche altro nostro aspetto anche ragazzi, forse hanno messo lì uno specchio per questo motivo. Non comunque si preoccupi, Detec. Non farà. No, non lo dubiti, zia Joy, stai tranquilla. Allora ragazzi, direi che questo è abbastanza interessante. Aumenta la tua soglia del dolore permettendoti di sopravvivere ad attacchi ancora più potenti, per cui utilizzeremo uno di gel rosso e spenderemo 8000 moccioli per comprare Immortale 2. Tanto prima o poi comunque sono cose che dovremmo comprare, visto che siamo quasi verso la fine. Non vale la pena fare tanto i tirchi ragazzi. Non abbiamo più abbastanza gel verde ragazzi per potenziare nient'altro, per cui è arrivato il momento di tornare indietro. È arrivato il momento di scoprire che cosa ci attende dall'altra parte. Salveremo la partita e finalmente è arrivato il momento ragazzi di tornare indietro. Ci siamo, è il momento della verità. Abbiamo comprato quello che potevamo comprare, perlomeno comprato, abbiamo creato quello che potevamo creare. Non possiamo fare altro che... Data la possibilità di aiutarmi, mai rifiutato. Non ho scelta. Devo distruggere. Perché soluzioni così drastiche, Teo? Perché? Perché? Ma tanta crudeltà! Non devi! Vabbè, continua a minacciarmi, Cosa ti fa pensare che questa volta sia diversa? Tornerò finché uno di noi due non sarà morto. Vieni allora, che miseria. La vedo difficile, la vedo difficile e dura. Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria. Non so perché, ma ho proprio l'impressione che sarà una cosa terribile. Allora, questo non posso prenderlo perché ne ho abbastanza di arpioni, direi. A parte teschi e ossa inquietanti, abbiamo qualcos'altro qui. Qui c'è qualcosa che luccica. Direi di prenderlo. Ok, un fusibile. Questo ha della polvere da sparo, perfetto. Non siamo mai rimasti così tanto a corto, ragazzi, di polvere da sparo, direi. Ma qua che abbiamo? Un piccolo altarino, niente di che. Di qua c'è qualcosa, non vorrei perdermi niente, per cui sembrerebbe di no. Andiamo verso questa grossa porta. Io ho un pochettino di ansia, ragazzi, perché... Oh, Gesù, Giuseppe e Maria, è lui. È lì che ci aspetta, ragazzi. Oddio, che cosa succederà? Minchia, che fierezza, oh. Vai, Seb, devi essere più fiero di me. Se è il gusto della disperazione che vuoi, il gusto della disperazione è quello che avrai. Non è Lily. Che cosa hai fatto, papà? Non mi hai
salvata. Non è lei, non farti ingannare, Seb. Devi liberarti di questo senso di colpa, perché è sennò ci okay. giocherà sempre sopra. Papà sistemerà tutto. Ma non è lì, vabbè, lo saprà ormai. Ok, ci siamo. Ti voglio bene, piccola. Te ne vorrò sempre. Andrà tutto bene. Ecco. E ti salverò stavolta. Te lo prometto. What? Ecco, quello è lo sguardo della consapevolezza. Vedo che sei riuscito a superare il senso di colpa. Già. Ma i traumi del tuo passato sono profondi. Conosco ogni cosa di te. Conosco gli abissi della tua mente. Posso attingere dalle tue innumerevoli paure. Bene. Hai visto molti orrori. Infestano ancora la tua memoria. Non giocare sugli orrori. Ricorda dove tutto è iniziato. Ricorda il beacon. Non ricordare, Seb. Così si ricorda tutto. No, Seb, no, non caderci. Oh merda! Sai che ci conviene correre, Seb? Perché il tizio non è affatto amichevole. Vabbè, ce lo ricordiamo. Oh, oddio, giusto qua. Seb, perché non metti un po' di turbo, tipo? Come nel primo, ragazzi. Oddio, no. Ora basta stronzate. Oddio, che vuoi fare? Concedetemelo, ragazzi. Vai Seb, sì, tutti noi Seb. Sarò così orgogliosa del mio Seb. Questa volta no, bravo, diglielo. Pensi di continuare a giocare con noi come se fossimo una bambola di pezza? Ti sei proprio sbagliato. Vai, fallo, Seb, fallo. Di riuscire a fermarmi. Raga, se fa interessante, eh? Interessante, fighissima sta roba. Vai! Te taglio. Pensi di poter vincere contro sta motosega da paura? C'è un attimo di respiro, raga. Che figa sta cosa. Oh no! Lui no! Oh no! È un incubo che torna ad essere realtà! Che faccio? Dov'è? Che dovevo prendere? Che cos'è che dovevo prendere? Oddio, raga! È un incubo assoluto. Dov'è il nostro caro amico? Oddio, ansia. Merda. Cioè, raga, ma come si fa a sbagliare mira in un posto del genere? Non so se ci rendiamo conto. Posso recuperarlo? Almeno ho potuto prenderlo. Ok, si sta per interessantissima la cosa, eh. Muori, maledetto pezzo di merda. Serve a qualcosa? Non lo so. Oh
non so che sta succedendo. Oh, ma muori o no? Minchia, mi sta a far sprecare. Ah! Ah! Oddio, oddio, quanti sono? Oddio, questa non me l'aspettavo proprio. No, no, questa non me l'aspettavo proprio. Dove sono? Oh, dove sono? Oddio, qua. Oddio, ho usato il dardo sbagliato. Fa niente. Merda. Minchia, raga, li sto usando tutti. Oddio. Ricarica sempre. Ok, uno è andato. Oh, porca vacca, no, col sacco di merda, no. Ma usalo su di te il sacco di merda. Ok, che schifo, sempre disgustoso. Ok, un altro mostro del beacon. Oh no, lei no. Oh no, lei no! Ah! Oddio no! No, 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 no! Ho lanciato una volta e lo farò. Oh no, ma è un incubo! Oh! Porca puttana! Ah! No! Ma dai! La devo buttare fra le fiamme dell'inferno. Madonna, non ha fatto in tempo a prendermi che mi ha spacciolato la faccia. Devo solo scoprire come fare. Oh merda, no, è impossibile questo. È impossibile. Ok, devo solo un attimo capire, raga. Allora, là c'è quella valvola da girare, insomma. Ecco, non farò mai in tempo. Impossibile, impossibile, porca vacca. Allora, no, congelarla non credo che sia possibile comunque. Ecco, ok, devo approfittare. No, ma... Porca vacca, Seb, muoviti! Ok, ce l'ho fatta, ho almeno girato quella valvola lì. Comunque c'è, cioè, congelarla, mamma mia, tipo per 2 secondi, non è che chissà quanto tempo ci abbia messo. Ecco, già si sta generando lì. Faremo in tempo, non faremo in tempo, non lo so, mi auguro di sì. Ok, ok, le fiamme sono attive, però... Porca vacca! Merda, mi serve una siringa. Allora, un secondo per capire. Qua c'è una leva. Prendi fuoco, stronza. Bruci con le tue stesse fiamme, stronzo. Cosa sei? Cosa credi di fare ora? Ma sparagli. Myra. Lei deve essere protetta. Io proteggerò Lily da chiunque voglia farle del male. Ce l'hai fatta. Teodoro è morto. Oddio, no. Torniamo a casa. Ma torniamo a casa, ma le guardate in faccia. No! Il potere del nucleo è mio. Mi sa che stavolta... Ciao. Ok, è andato. Teodoro è andato, ragazzi, ma... Ora Lily è al sicuro. Dimmi dov'è.
Portiamola via da qui. Emmo? È figo, ragazzi, sto gioco, eh. È figo. Mi sa che è pure più figo del primo. Oddio, vedo una cosa bianca che pulsa. Oh, Gesù. Myra! Mia, Seb, ti riduci sempre malissimo, poverino. Bene, sì, siamo in game. Non è iniziato il capitolo 15. Cosa molto strana, non ci resta che andare di qua. E non ho la minima idea di cosa aspettarmi. Il punto è che adesso praticamente sarà tutto nelle mani di Myra. Che se avete detto torniamo a casa, ma l'hai vista? Dio. Non è rimasto quasi nulla di questo posto. Di no. Okay. Cosa hai intenzione di fare, Myra? Siamo appena entrati nel capitolo 15, ragazzi. La fine di questo mondo. Suppongo che siamo proprio vicini al finale. Io sono così curiosa, ragazzi. Così curiosa che manco ve lo immaginate, perché... cioè, sto gioco ha avuto delle svolte davvero molto interessanti, oddio. E l'ho trovato veramente figo. Perché devi sempre cadere? E spaccarti tutto? Povero Seb, me lo maltrattano sempre. Dentro allo stem, dovunque gli vada, me lo maltrattano sempre. Cazzo. Myra, dove sei? Bella domanda, Seb. Stiamo andando a cercarla per questo, Seb. Tutto il mondo si sta tipo sgretolando oramai, cioè. E l'obiettivo di Myra, a quanto pare, l'unica cosa è proteggere Lily, proteggere la bambina, ovviamente. Allora, prendiamo tutto quello che possiamo prendere. Comunque non ci resta che andare di qua. A me sta cosa mi sta puzza tantissimo. Niente sorprese della minchia, eh. Niente sorprese della minchia. Myra. Non so se è Myra. È lei, sì. È finita. Portiamo via Lily prima di rimanere intrappolati qui per sempre. Ma lei non vorrà. Possiamo essere ancora una famiglia. Sì. Ti prego. So che sei ancora lì. È andata, Seb. È troppo tardi. Basta! Fermati! Devi ascoltarmi! Cavolo. Myra! Che succede? Devi combatterlo! Non posso. Io devo proteggere Lily. L'hai fatto, Myra. Né Stefano né Theodore le faranno del male. Sono morti. Sì. Bene. Vai. Sebastian, ora. Vai. No, non lascerò te lì in questo posto! Ho voluto proteggere anche lui, oddio. Fin dei conti l'ha salvato perché stava per ucciderlo, ma è intervenuta la Myra. Merda, che cosa vuole fare?
moglie, diciamo moglie e madre, quella buona tra virgolette, segue Mara attraverso ciò che resta di Union. Quindi è subentrata lei che comunque ha cercato di salvarlo. Perfetto ragazzi, qui abbiamo uno specchio, direi che entra a fagiolo. Fatto sta che polvere da sparo non è che ce n'è rimasta tantissima, parti di armi poche, mocciolo poco, quindi comunque per adesso non potremo potenziare niente. Io comunque voglio salvare e andare ancora un po' avanti, perché non riesco a resistere. Non mi è rimasto ancora molto tempo da poter per poter registrare, però raga io non resisto, ve lo giuro, cioè mi ha acchiappato troppo tutto questo e boh, come procedo? Non posso procedere da qua, mi sa. Ok, si scende di qua. La cosa si è fatta molto interessante e vedremo, cioè, di sviscerare a fondo adesso questa questione di Myra, che comunque è stato un personaggio che si è presentato abbastanza subito, direi, ma che non è venuto alla luce fino a quando ovviamente Theodore non è scomparso, perché il personaggio poi di spicco è stato proprio lui, padre Theodore. Myra! Non ti vuole, Seb. Cioè, cerca di pensare al fatto che ha cercato di salvarti. Come iniziare bene una giornata, ritrovarsi di fronte mostri schifosi. Devo sbarazzarmi di queste cose. Forse la raggiungerò. Forse la raggiungerò. Seb, ma hai idea di quello che stai dicendo? Oh, oh. Mi ha visto. Sono riuscito a ucciderlo almeno. Sembrerebbe di sì, ragazzi. Ecco, uno sì, l'altro insomma, adesso ne parliamo, eh. Era tuo amico? La concia tua madre mi ha fatto prendere un colpo. Prova a salire qua, stronzo. Ma che fai, Seb? Che succede? Sei tipo buggato, ha fatto riderissimo. Seb è tipo e basta, e mo mi è stata a togliere l'anima un attimo però, Te devi calmare. Ok, se la testa gli esplode ovviamente ragazzi muoiono anche loro. Ok, il passaggio è libero. Ok, bene, spero non sia andata lontano. Prendiamo tutto il mocciolo che riusciamo a trovare. Lì ci sono due piante ragazzi che ovviamente direi di prendere. Non lasciamoci indietro niente, perché questa è la fase finale, si capisce, e non so se comunque troveremo ancora tanti materiali. Allora, qua ci sono arpioni che ovviamente non possiamo prendere perché già abbiamo la sacca piena. E qua c'è qualcos'altro, sembrerebbe proprio di sì. Perfetto. Ok. Myra, dove sei andata, tesoro? Voglio solo tornare a casa insieme a te, Myra, e la bambina. Fermati. Non ne vuole sapere più, Seb. Oddio, ecco qua di nuovo che cade. Già Seb cade sempre, poverino. Non ne vuole più sapere, Seb. In che lingua te lo deve dire? Addio. Bene, sì. Oh, merda. Ce ne sono altri. Oh merda. Non ho tempo per questo. Non ho tempo, Seb, è quello che c'è da fare. Che vuoi fare? Ok. Almeno questo. Spero di riuscirci. Adesso arriveranno gli altri che ovviamente mi avranno visto, sentito e tutto il resto. Scusa amico, scusa. Proviamo ad usare anche le maniere forti. Oh merda. Ecco, guarda, ti do una bottiglia in faccia, secondo te. Sì, però Seb, cerca di infierire, perché sennò è inutile. Vabbè, ho capito. Non è molto dignitosa sta cosa, per niente. Che caspita. Quello è morto, non mi ha dato niente, va bene, niente. Qua c'è qualcosa, sì, qua ci sono dei colpi. Ah no, cioè, era un medikit che però non possiamo prendere. Ma quanti ce ne sono ancora? Ecco, almeno questo sì.
Nonostante mi sia praticamente fatta vedere, ce la farà o non ce la farà Jokerina a fare l'ultima uccisione stealth? Ecco, come non detto. No, non ce la farà. Perché per me deve essere impossibile riuscire ad uccidere qualcuno in maniera stealth. Oh. Perfetto. L'altra barriera è stata abbattuta. Proseguirò anche da questa parte allora. Myra, ci sei ancora? Sei lì? Ti vedo? Non ti vedo? Oddio, qua c'è della benzina. Ok ragazzi, allora, mi ha appena salvato la partita. Direi di interromperci qua. E ripeto, la storia veramente si è fatta molto molto interessante e super intrigante. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un doccio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!